Ero convinta che due biberon di latte, due bottigliette d'acqua e un teuccio bastassero. Io non volevo fare del male a mia figlia. Così, con queste parole discordanti e scioccanti per chi stava ascoltando in aula, Alessia Pifferi ha risposto al pubblico ministero Francesco De Tommasi, il quale cercava di ottenere spiegazioni sulla tragica morte di sua figlia Diana, di soli 18 mesi, avvenuta a causa della fame e della privazione dopo essere rimasta da sola in casa dal 14 al 20 luglio 2022. A Milano la temperatura superava i 40 gradi. Subito dopo, il giudice ha chiesto all'imputata: lei non sapeva cosa potesse comportare per un bambino piccolo non mangiare e non bere per una settimana? Non sapeva quali potevano essere le conseguenze? La risposta dell'imputata ha lasciato tutti allibiti. Le chiedo gentilmente di non sgridarmi. Io pensavo che il latte nel biberon che le avevo lasciato in casa bastasse. Il PM non si è scomposto. Perché allora nel primo interrogatorio ha detto che sua figlia era morta per disidratazione? Allora se ne rendeva conto. La risposta di Alessia Pifferi è stata un laconico «non ricordo». In realtà la donna ha ripetuto decine di volte davanti alla Corte d'Assise di Milano, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, «non ricordo». È credibile? È davvero così ingenua o apatica come è apparsa in tribunale a Milano? O sta recitando una parte per evitare la condanna all'ergastolo, considerando che è accusata di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione? Dare una risposta a questa domanda è complicato. Il suo avvocato, Alessia Pontenani, ha richiesto una perizia psichiatrica per valutare la sua capacità di intendere e volere al momento dei fatti. Questa richiesta si basa su una relazione redatta dalle psicologhe del carcere, le quali affermano che Alessia Pifferi ha un quoziente intellettivo di 40, appena al limite della consapevolezza di sé. Tuttavia, per coloro che la incontrano settimanalmente, le capacità intellettive di Alessia Pifferi sarebbero paragonabili a quelle di una bambina di 7 anni. Il giudice deve ancora decidere sulla richiesta di perizia, ma l'atteggiamento della donna lascia dei dubbi. È sempre apparsa impassibile, calma e priva di emozioni, sia di pentimento che di rabbia. La sua freddezza sembra quasi una recitazione. Non c'è alcun dubbio al riguardo, secondo quanto afferma sua sorella Viviana, che si è costituita parte lesa nel processo insieme a sua madre, Maria Assandri. Ha recitato come ha sempre fatto. In questa udienza non ha fatto che dare la colpa di tutto al compagno e nelle altre a noi. Non è mai colpa sua. Ma io penso solo a Diana, a quella piccola abbandonata in quel lettino da sola, senza mangiare e al caldo di quei giorni. Non la perdonerò mai. Tuttavia, il racconto fornito da Alessia Pifferi in tribunale è stato inquietante e scioccante. Ha iniziato raccontando del suo riavvicinamento ad Angelo D'Ambrosio, un operaio di Leffe, con il quale aveva sperato di sposarsi. Per raccogliere denaro e organizzare una sorpresa per il suo compleanno, tra cui il noleggio di una limousine, aveva addirittura accettato di prostituirsi con un vicino di casa. Ha ammesso: «Sì, l'ho fatto, ma poche volte, e mia figlia era sempre nell'altra camera a dormire. Io con D'Ambrosio volevo sposarmi, mentre lui mi ha solo usata e mi ha proprio detto lui di lasciare sola Diana quando uscivo per fare la spesa». Poi ha fornito un resoconto dettagliato di ciò che ha fatto il 14 luglio 2022, quando ha deciso di andare all'Effe e lasciare sua figlia da sola. Durante una passeggiata intorno a casa, ha comprato una focaccia, un'insalata di pollo e del roast beef, che tuttavia ha mangiato da sola. Per Diana ha preparato un biberon e le ha dato dei piccoli pezzi di focaccia, poi l'ha messa a dormire. Successivamente, alle 19, è partita per l'Effe con un'auto a noleggio e una valigia piena di abiti. Ha spiegato tutto questo con un tono monotono. «Ne prendevo molti perché mi piaceva cambiarmi, non perché sapevo di stare fuori tanto. In genere andavo via solo 2 giorni, partivo il sabato e tornavo la domenica. Le lasciavo sempre 2 biberon di latte e l'acqua. E quando tornavo stava bene, nel senso che la toccavo e si metteva a giocare. Ma ero preoccupata quando ero via». Di che cosa era preoccupata questa madre sciagurata? La risposta: se riusciva a bere, se magari le succedeva qualcosa, tipo quando i bambini smettono di respirare, quelle cose che accadono anche se sei vicino, magari che non mangiasse.
eppure se ne andò, senza tornare fino al 20 luglio. Il racconto di quel giorno è stato allucinante. Sono andata subito da lei e l'ho accarezzata, ma non era come le altre volte, non si muoveva. Era fredda, allora l'ho presa, le ho fatto un massaggio cardiaco. Poi sono andata in bagno e l'ho bagnata sui piedini e sulla testa per vedere se si riprendeva, ma niente. Allora ho chiamato la vicina, poi ho telefonato al 118 e a D'Ambrosio, ma lui non è voluto venire. Il PM Francesco De Tommasi le ha chiesto se si fosse resa conto di cosa era accaduto. La risposta: ero sotto shock, tremavo. L'ho capito quando me lo hanno detto i medici che la bambina non c'era più. Poi, con il percorso psicologico in carcere, ho iniziato a rendermi conto. La polizia mi ha messo sotto accusa. Mi hanno trattato male perché volevano che dicessi cose che non avevo fatto, ad esempio che l'avevo ammazzata e poi messa là nel letto. I dubbi degli agenti erano giustificati. Quando sono arrivati, le lenzuola del lettino erano in lavatrice. Il giudice l'ha quindi incalzata. Curioso che non ricordi un sacco di cose e ricordi questi particolari. Ma l'imputata ha risposto tranquilla. Tante cose le ho apprese lavorando con psicologhe, le ho capite dopo. Loro hanno chiesto se oggi farei lo stesso e ho detto di no. Purtroppo è successo che la mia mente si è spenta. Successivamente la Pifferi ha ammesso di non aver mai battezzato Diana, bensì di aver inventato una cerimonia di battesimo solo allo scopo di raccogliere denaro. Non ha utilizzato questi fondi per acquistare cibo per la sua bambina, ma li ha invece impiegati per noleggiare un'auto e comprare abiti da sera per se stessa. Questo solleva la questione di se una persona con limitate capacità intellettive sia in grado di inscenare un finto battesimo. È possibile che le sue dichiarazioni siano state oggetto di indagine. La risoluzione sulla perizia psichiatrica è prevista per il 10 ottobre.